Signore e signore, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'altra terra di lavoro. E questa sera saremo insieme l'ultimo martedì di giugno per parlare di arte, di musica, di lingua, di identità, quella vera. E sarà una sorpresa per tutti, perché avremo una conversazione, avremo ospite questa sera una persona che vi sorprenderà, soprattutto per l'età. E capirete cosa voglio dire. Intanto, come nostra abitudine, cercheremo di far passare un video per presentare l'ospite. No, ragazzi, taglio il bagno. No, taglio il bagno, stai a studiare, stai a studiare. E quando taglio il bagno studio, porto il giornale. Allo stupido sì. Vabbè, diciamo un'altra due cazzate, dopo siamo a collegare, che è ora. Vabbè. Penso pure gli altri, perché insomma qui. Siamo a fare i sogni. No, erotici però, allora, stavo con due ubriaconi che abitano nello stesso palazzo, uno abita nel secondo piano e uno abita nel terzo piano. Tutte le sere vado a fare le passatelle insieme. Una sera vado a bere la birra, gli ho bare come tutte le sere, arrivo. Chi gli va al secondo piano alla casa e chi gli va al terzo. Chi gli abita al secondo piano appena entra. Ubriaco torto. Appena apre la porta, teneva lo specchio alla casa appena apriva la porta. Entra, ubriaco torto. Se vede l'immagine allo specchio, fa Dio, in qui c'è un ladro in casa mia. Chiama Guglielmo e si fa Mario, vieni giù perché qui c'è un ladro in casa mia. Risponde Guglielmo, non ti preoccupare, vengo io col martello, ci vediamo tutti e due. Cada chiglia un ubriaco più di chigliano, cammina a costine, entra alla porta, si vede l'immagine agli specchi, oh, ma qua ci stanno due i ladri. Chi chiamiamo, mo? Giovanni? Mario? Se faccio agli balconi, ci stiamo carabinieri sotto, li chiamo, maresciallo! Siamo due ladri qua sopra, vieni ad aiutarci! La secca di maresciallo con la pistola, gli entra alla porta, si vede la stessa immagine agli specchi, ci fa, oh, ma che mi siete chiamata? Mi stanno collegando io mio! Bene, avete visto questo ragazzino? Un ragazzino con gli occhiali, sembra un piccolo professore, sembra sempre uscito da una favola, da una fiaba, oppure da un film di Walt Disney, oppure da un film fantastico di Hollywood. Ma invece questo ragazzino abita a Priverno, una volta si chiamava Piperno, e parliamo con chi? Con Dario Salvanni. Ciao Dario, come stai? Buonasera, buonasera Claudio, buonasera a tutti. Oddio, in questo momento dire come sto, diciamo che non sto bene al 100%, per il semplice motivo che oggi sono caduto e mi sono quasi rotto uno pede, ecco, te lo dico proprio alla pipernese, a come te lo tengo da dire. Stonco con gli opete tutto a natto, quindi insomma, a come si dice a Piperno, stonco a come Don Falcuccio, ecco, stonco a come Don Falcuccio. Però ho accettato lo stesso l'invito perché tanto ho detto sto a casa senza fare niente. E che cosa tenga da pure fa? Allora facciamo questa Grazie, intervista. grazie. Avevi nulla da fare, ci hai concesso quest'oretta. Io ti ringrazio, sei gentile. Ma come no? Ma come no? Tanto ti ripeto, ecco, sto qua a casa senza fare niente. E quindi ho Vabbè. detto, poi era tanto tempo che tu mi chiedevi sta cosa e ti ho Guarda, accontentato, ti ecco. ringrazio proprio di questa tua Ma concessione. ringrazio Sono io a te, commosso. ringrazio io a te. A Senti, dal proposito di vivo. ringraziare, mi viene in mente una cosa da dirti subito sul nostro paese. Qui praticamente questo è un modo di dire, no? Quando praticamente una persona, che ne so, gli manca un pezzo di pane, no? E allora magari va dalla vicina e gli dice, che ne so, tipo, oh, Marie, dammi un pezzo di pane. E a Marietta ci danno un pezzo di pane alla vicina. Dopo un po' Marietta ci fa, Marie, ma che te tengo data qualcosa? E da noi si dice, ma che me data da? No curi curi, no scappa scappa. Cioè, niente, insomma, capito? No curi curi, non scappa scappa, vedi? Senti, noi dal titolo l'abbiamo deciso, ho deciso di mettere questo titolo da Priverno a Piperno, perché diciamo che Priverno fino al 1863 si chiamava Piperno, Sì, si chiamava Piperno. poi Vabbè. dopo l'unità d'Italia, dopo l'unità passò e divenne Priverno.
si decise di Sì. mettere Roma al dico. Ho messo scritto Piperno perché tu diciamo che tu parli proprio bene il pipernese. Io ho. Sì, me la cavo anche perché comunque tanta gente Ma mi dice aspetta, ti voglio spiegare. Ho insistito a fare questa trasmissione perché trovare un. Quanti anni c'hai, Dario? Diciamo ai nostri che. Ne ho fatti spettatori. 21 lunedì scorso. Auguri. Grazie, Trovare grazie. un ragazzo di 21 anni che sa parlare così bene la lingua autoctona, la lingua dei padri, la lingua dei nonni, oggi è molto, molto, molto difficile. Quindi tu sei una rarità da questo punto di vista. Ecco perché Certo, abbiamo anche insistito. perché poi il dialetto, per esempio, qui da noi adesso è cambiato. Cioè, prima si dicevano parole che se magari adesso le dici pure alle persone grandi, magari non ti sanno dire cos'è. Io, diciamo che un po' di dialetto lo so perché comunque ho mia nonna, insomma, è anziana, ha 95 anni, quindi qualcosa che sento da lei, io insomma, la so. Poi qualche mi piace molto leggere. Per esempio, prima da noi, se dovevi dire raccogli quel vetro per terra. Da noi si dice raccogli che logorito per terra, ma logorito si diceva prima che sarebbe il vetro. Adesso tanta gente dice logorito, ma ti dice che cos'è il grido pure gente grossa e non solo gente piccola, perché comunque era quello di prima. Tante cose, per esempio mia nonna, se te deve mandare a quel paese, non ti dice il semplice vabbè, quello, ma ti dice batta a fanno bagno amaro, cadis batte l'onnangulo. Insomma, prima, adesso non lo dice più nessuno, questo detto pure se tu lo vai a dire, ti ripeto, qualcuno di grande ti dice che stai a dire, perché E sono molto antichi. dimmi una cosa, come hai fatto? Cioè, come lo sai? Solo da tua nonna oppure c'è qualcun altro in famiglia con cui parli la lingua No, 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 pipernese? diciamo che Io non quello uso il stretto, termine, vabbè, dialetto. In particolar modo nella mia famiglia il dialetto un po' più lo parla mia nonna. Poi io ti dico la verità, io mi documento sul nostro dialetto, mi piace, ho vari libri sui modi di dire, sui detti, sulle filastrocche, su tante cose, mi piace, insomma, ecco. Ma dimmi una cosa, ma in famiglia ne parli ancora con gli amici oppure ne parli solo quando? Perché diciamo ai nostri No, no, con gli spettatori che. amici, vabbè, con gli amici sì, qualche cosa di dialetto si dice, però non la dico magari così stretta, perché se è come prima che ti dico che nemmeno i grandi certe cose le ricordano, figuriamoci chi gliela dà mea, cioè, capito? Quindi sei da solo che parli questa lingua? Sì, vabbè, no, vabbè, a Priverno trovi anche altre persone, perché comunque ci stanno anche le persone anziane che comunque lo sanno, persone normali che lo sanno. Però insomma il dialetto, a parte che lo parlano quasi tutti, però il dialetto quello base, capito? Senta Dario, noi cominciamo adesso, mo comincio a parlare con te con la lingua mia, lingua laborina, lingua dell'alta terra di lavoro. E tu puoi Va parlare come ti bene. pare, insomma. Così cioè, divertiamo un po', perché ci fatto altre trasmissioni fatte con gender ragazzine, gender rarpina, stiamo parlando della lingua nostra, la lingua nostra. Certo. Tu dici che è dialetto, ma a me nu, la nostra è lingua madre, lingua dove nasce prima la nostra lingua è poi l'italiano. Comunque, a buona così, come ci viene, ci viene. Senta, Dario, dimmi una cosa, ma tu quando parli o pipernese, no? Più pipernese, che sensazione, come ti piglia? Che ti senti? Ma mi sento, diciamo, vivo di ricordi, perché comunque anche un po', mi sento più che altro del paese, come te posso dire? Perché io tradizionista, ecco, Dio, non so se ho detto bene, perché comunque. Tradizionale, se ti senti allora ti senti un tradizionalista, insomma, quindi ti senti Sì, perché attaccato. comunque, come ti dicevo prima, il dialetto non va mai dimenticato, perché ti ripeto, è chiaro che se uno va a un colloquio di lavoro. Non è che parla in dialetto, parla in italiano, però anche Certo. il dialetto ci vuole, ma non ci vuole più, ci vuole per saperlo, perché il dialetto è una testimonianza di dove sei nato, di dove sei cresciuto. E come ti dicevo prima, un po' di dialetto per me andrebbe anche messo un po' nelle scuole, capito? Ma più, non per parlarlo, per la conoscenza, perché per esempio da noi ci sono vocaboli che cambiano. Ben Per poco. esempio la pancia diventa la meuzza. La mia saputo da noi. Molte parole da noi sono simili. Senti, ma il fatto sai che è che tu, secondo me, alla fine, tutto quello che tu senti quando parli la lingua tua, il pipernese, è che tu riscopri la tua vera identità, ti senti figlio della tua terra. Certo, vabbè, penso come tutti, eh. Infatti.
E lo sai, a questo punto poi mo parliamo un po' italiano, perché poi certe cose, il fatto sai qual è? Che in un periodo in cui c'è una dittatura del pensiero unico, dove ci sta un'omologazione delle menti, dove ci sta un'omologazione di tutto, questo si chiama giacobinismo. Praticamente parlare la propria lingua vuol dire capire da dove si viene e chi si è. Certo. Poi, tra l'altro, la mia insegnante, che veramente pensa alla mia insegnante italiana, che ho scoperto venuto a mancare da poco, che aveva più di 90 anni, diceva, lei era di Lucca, diceva sempre, per parlare bene l'italiano dovete conoscere bene la vostra lingua, il vostro dialetto, diceva. E quindi in casa parlatelo perché vi serve per studiare ben meglio l'italiano. Io non riuscivo a capire questo, ma adesso a distanza di tempo ho capito perché il valore di questo concetto. Ma Certo. dimmi una cosa, Dario, ma tu sei cominciato a fare, perché tu fai spettacolo, tu vai in giro facendo spettacolo, no? Facendo pure, Sì, poi passi dalle faccio poesie. cabaret, mi piace far ridere la gente. Io quando faccio spettacoli mi firmo sempre il sorriso all'arma più potente. E poi qualche volta mi piace scrivere qualche piccolo pensiero che poi io non le reputo poesie perché non sono poeta. Però se qualcuno me le reputa poesie è un grande onore per me, però io dico sono pensieri, ecco. Bravo Dario, perché qua ormai tutti si pensano, poesie le scrivono tutti, però essere un poeta è un'altra cosa. E Ma certo, e certo. senti, dimmi una cosa, Dario, ma quindi pure mi ricordo che mi dicesti che tu hai fatto pure un concorso di poesie e hai avuto dei Sì, ho premi. fatto un concorso di poesie e sono stato, diciamo, le mie poesie sono state trascritte sul libro e anche un altro concorso dove sono state sempre trascritte sul libro. Però, se non ricordo male, sono uno in dialetto e uno in italiano. Senti, ma mi dicessi che uno sei arrivato in un premio importante, sei arrivato secondo o primo, non mi ricordo. No, allora diciamo in questi concorsi di poesia fino adesso no, non ho ancora primo, secondo, niente. Le mie Allora, ho poesie sono capito. state comunque premiate e messe in un libro. Primo sono arrivato alla corrida, ho fatto la corrida 2 anni fa in un paese qua vicino e sono arrivato primo raccontando barzellette. Senti, ci vuoi recitare questa poesia pipernese che è stata trascritta, quindi è stata premiata perché è stata trascritta? Ce la vuoi recitare? Sì, ce n'ho insomma, ce n'ho qualcuno, cioè tante stanno sul libro, però se vuoi, insomma, te Dimmi ne tu. dico una a piacere. Sì, uno a piacere che sia pipernese però, eh. Allora, aspetta perché devo fare anche un po' mento locale perché non è che me le ricordo tutte. Ti Se vuoi posso puoi dire, prendere vediamo. il libro. Sì, prendo il libro, Ti aspetta. Eccomi. aspettiamo. Claudio, ci sei? Sì, ti sto aspettando. Allora, Claudio, vado con questa. Questa è dedicata all'amore, l'amore in generale, insomma, l'amore. L'amore. È E in si pipernese, no? pipernese, sì, in pipernese. E si Com'è il intitola titolo? Dimmi. L'amore, l'amore. Che parola bella che è una parola che già a dirla, t'arrembe la bocca. E pensa un po' tu se la provi. L'amore è una cosa che ha fatto e farà per sempre ammattisce tutto il mondo. Quando si è innamorato, se ci fai caso, è un po' come se si è malato. È come se tenessi la breve. Ti incomincia a acchiappare la sudarella in una ciga di tremarella e diventi ruscio abbambato. Zammà più di cavota st'amore gli pozze n'accide, te fa sta male, te tradisce e te puro deperisce. Ma però rimane sempre bella. Ti può innamorare di una persona, sia uomo che femmina, di un animale, come un cane, un gatto, uno serpente. E pure di una cosa ti può innamorare, come una casa, una pianta o addirittura una poesia. Ma alla fine sempre amore è. Non addivinci a pensarci, non pensi più altro, ma via a quello. E vedi tutto più bello. E allora non ci mettiamo a giudicare di chi siamo innamorati. Ma basta che è amore vero. Alla faccia mia, che bella, Dario.
Questa io l'ho scritta, ti dico anche io perché la sono scritta, perché io non so se tu sei con il mio parere, ultimamente anche il livello di amare è cambiato, no? Tanta gente ama, una persona ama lo stesso sesso e gente si innamora di qualsiasi animale domestico, che può essere, ti ripeto, un serpente, non... però vengono discriminate queste persone, soprattutto insomma le persone che si innamorano dello stesso sesso e vengono discriminate. A me questa cosa mi fa male, cioè mi toglie il cuore sentire questo, te lo dico, ecco, in vipernese, perché ognuno è libero di fare la propria scelta e di amare la propria persona, la persona che vuole, come l'animale, ogni animale che vuole. Alla fine tutto è amore, no? Perché parliamoci chiaro. Non si soffre amando soltanto una persona, che se io sono maschio è femmina o se è femmina è uomo, perché io mi posso innamorare pure di una pianta. E se quella pianta di cui io mi sono innamorato a stasera fa il diluvio e me la rompe, io a domani ci soffro perché ero innamorato di quella pianta. Sì, sono d'accordo con te fino a un certo punto, Dario, perché comunque molte volte si confonde l'amore con il sentimento. Ecco, Sì, le passioni. certo. Attenzione, è un discorso un po' più. A me è piaciuto molto la No, tua no, poesia. io dico, no, ma io sono con te, cioè l'amore deve essere amore, però ti voglio dire, se una persona prova amore per lo stesso sesso, non bisogna discriminarla, se prova amore vero. Dario, ti posso dire che io sono d'accordo con te, ma stai tranquillo. Anche se ci vogliono far passare un messaggio diverso, l'Italia non è un paese omofobo, si ama chi si vuole e non possiamo confondere il bullismo con l'identità di un paese. Io ho una vita che tengo 55 anni, vengo da una terra dove certi tipi di modo di essere sono figure sacre, quindi non ce ne importa proprio niente. Poi, se vogliamo strumentalizzare per gli atti di bullismo, è un altro discorso, ma quelli avvengono per tantissimi motivi. Comunque, molto bella la poesia che hai fatta. Dimmi una cosa, Sì. Dario, Se ma. vuoi, ce n'è anche un'altra che ti posso Sì, dire. come no? Facciamo un'alternata. Volevo dire una cosa. Noi abbiamo il nostro patriarca, Raimondo Rotondi, che ci scrive i testi, che scrive poesie da tempo, vince premi in tutta Italia, che ci scrive testi lo spettacolo teatrale sul brigantaggio che facciamo, no? No. Però lui che cosa fa? Lui non è che li scrive in italiano e li traduce, li scrive direttamente in lingua laborina. Tu che fai? Li scrivi in italiano e poi li traduci oppure li scrivi direttamente in No, no, li vipernese? scrivo direttamente in dialetto, li scrivo direttamente in dialetto. Ecco perché hanno la forza che mi hai fatto vedere, perché se l'avessi scritto in italiano e traducevi non era così intensa. Complimenti, perché vuol dire che ce l'hai Grazie. dentro, il tuo patrimonio genetico. Non è una cosa semplice questa, eh? No, no, Non è una no, no. cosa così. Non è, comunque il nostro dialetto è pure difficile scriverlo, Tutti i dialetti sono difficili da scrivere. eh. Hanno Sì, l'origine volgare sicuro, sicuro. perché hanno tutti di origine latino e greca, no? Poi, tra l'altro, devi capire che l'italiano è una lingua semplice, si legge come si scrive, l'hanno fatto pure apposta, perché l'italiano antico pure quello era incomprensibile, perché avevano deciso di cancellare l'identità ai dialetti e quindi anche l'italiano doveva servire a questo. Dario, tu praticamente ci. Mi sa che tu vai facendo pure. Ti metti pure a fare la gente, no? Fai pure qualche sketch, qualche barzelletta. Sì, certo. Ci vorrei una Come barzelletta, una cosa, e poi dopo torniamo alla poesia. no, come no? Ma guarda, più che barzelletta, il nostro paese, non so se pure il vostro, nel nostro paese sono successi tanti episodi che sembrano barzelletta, che dopo uno li trasforma in barzelletta, ma in realtà sono veri. Per A tutti esempio, i paesi. ci stava questo signore che teneva 96 anni. Dario, a tutti i Dimmi, paesi dimmi. è così. A tutti i paesi è così. Sì. Per esempio, c'era aquello signore che teneva 96 anni. Va dal medico e ci fa: dottore, dottore, oggi insomma mi sono rizzato questo male di ginocchio, questo male di zampa, questo male di polso. Insomma, sto con tutto sdellommato. E il dottore ci fa: beh, ma quanti anni c'hai? Scusa, ne tengo 96. E beh, è normale che ci stavo gli acciacchi. Ci cioè, risponde il sovregno, mi ha detto: cominciamo lesto. E che sono tutte storie vere. Ma ce ne stanno tanti, ce ne stanno tanti. E dimmelo una, dici un'altra. Ma quale te posso dire? Ti posso dire che c'era, insomma, quella di un signore che aveva il bar, che tra l'altro sarebbe mio nonno, questo è un fatto vero. C'era il bar, c'aveva il bar ai tempi dove, quando c'era lui, e un giorno, mentre stava al bar, viene un signore dall'America. La storia io l'ho intitolata Yoga Cowboy.
Perché viene questo dall'America vestito con gli cappello, gli stivali, entra, sbatte la mai in cima agli obbancone degli ubare e ci fa: nonnemo, io volere liquore americano molto forte, forte. Nonnemo, coraggio, dice, si gira e ci dà il primo liquore che chiappa per le mai. Ci versa il suo liquore, chissà se li beve, blu, tutta una botta. E dopo ci fa: no, non essere liquore molto forte come chiedere io. Io domani tornare qui e se tu non dare liquore forte a me, io non fare pubblicità di tuo bar in America, chiaro? E se ne va. Vabbè, nonno mi dice: chisto sarà matto, sarà un po' esaurito. Il giorno appresso, arrivè, nonno appena li vede, fa: ecco, chisto, oddio. Arre batte la mano in cima al bancone e ci fa: ehi, tu hai trovato per me liquore forte, più forte di quello di ieri? Nonno sempre si gira, gli ha appannato il liquore che teneva, ci riversa. Isso blu, si ribeve tutto una botta. Se li beve ci fa: forse tu non avere capito, questo non essere liquore forte. Io volere liquore più forte. Io domani tornare per l'ultima volta e se tu ho trovato liquore forte in me, io fare pubblicità in America. Se no tu, per me, nine, zero, zero. E se ne va. Non è un buriato, teneva le fregne in capo e dice: porca miseria, mo se chi sto revela la prossima volta ci do un conucaccio agli stomaco, faccio io ci faccio. Vabbè. Il giorno appresso, arrivè, sto cowboy, il nonno giusto giusto stava a sciacquare con gli acidi muriati come terra. Appena li vede arrivare, ma non mi frego io a te, fra, andu vai, quella macchia. Ci fa, batte la mano in cima al banco, ci fa: avere trovato tu, nonno mi fa manco parlare, ho trovato liquore, andu vai, perché ecco, chi sto te li offro io. Ci mette un po' di acidi muriati con gli bicchierotto, si li beve, chillo, blu, tutto un sembra, se ne va e non dice niente, se ne va direttamente. Nonno, poraccio, stivo tutta la giornata preoccupato perché dice: ci sono stati gli acidi muriati. Se chi so se succede qualcosa, gli tenga da tenere in cima alla coscienza. E ci stai tutta la notte a pensare: dico, speriamo che arrivi, speriamo che arrivi, speriamo che arrivi. Il giorno appresso, li vede arrivi, nonno, contento come una Pasqua. Appena li vede, ci fa: ehi, ti è piaciuto il liquore di ieri? Ci fa Ghiglio: liquore di ieri è essere molto forte e molto buono. Avere soltanto un difetto, che quando scureggiare, bucare pantaloni. Ma questa è storia vera, Dario? Eh? È storia vera questa, Dario? È storia vera, è storia vera, è storia vera. Cioè, chi le ha mai saputo gli acidi muriatici ne ha fatte niente alla fine. Oh, così dicono. Io penso che sia vero perché mia nonna mi dice: sì, sia successo davvero. Ma di mio nonno ce ne sono tanti, eh. E Mio dimmene nonno, un per altro esempio, tuo nome, dicene un altro tuo nome, perché poi, scusa, faceva. Dimmi, dimmi. Dario, scusami, diciamo che c'è un'attività di famiglia, il bar proprio al centro del paese, quindi chi tiene un bar praticamente può scrivere un libro per tutti gli aneddoti che sono successi dentro un Ma paese. certo, Quindi. ma poi se stai spiritoso, per esempio, un po' di tempo fa, noi abbiamo i cornetti e abbiamo le bombe, no? Io pure sono così. Un po' di tempo fa una signora mi ha detto: ma che te le bombe? No, ho schioppate tutte, capito? Cioè, per dire, no? Cioè, dopo, se sei spiritoso, vieni via con sé. Però comunque, se vuoi, ti racconto quest'altra di mio nonno. Come no? Vai, vai. Allora, mio nonno, quando prima di avere il bar, faceva a Piperno, infatti lui era soprannominato Lo Facocchio. Che qua sarebbe quello che fa i manici agli martelli, insomma, una specie di falegname. E queste mansioni, diciamo, come ti dicevo, le faceva le ruote delle biciclette e i manici agli martelli. Un giorno nonno fece un lavoro a un certo signore che qua si chiamava Trippa Nera, gli erano ricacciato per Trippa Nera. E dopo un po' di giorni, la moglie di sto Trippa Nera va a ritirare il lavoro. E ci fa: Dario, ma che si è fatto io lavoro a Moridimo? Ci fa: ecco, sono quasi fatto, mo ti sto anche per finire e ti dongo. Ma che la signora però, alle 8 di mattina già stiva al logo. Nonno, ma quando ci vorrei da so coso che c'era fatto, suo lavoro, siccome era presto, non teneva lo resto. Allora ci disse alla moglie: Vera, non ti preoccupare, che dopo faccio cammane con Marito. Che lei era rimasta a guardare strana, come ti visto che cazzo roba sta a dire? Appena nonna mo la vede che era stava a guardare strana, ci disse: Vera, che si è capito? Gli umane con marito, tu, agli martelli ci faccio. Cioè. Senta, e mo dice una poesia però, eh? La Dice una poesia. poesia, oddio, guarda, adesso beh, mi piace questo argomento perché anche questa poesia è dedicata a mio nonno. Io con mio nonno avevo un buon rapporto, purtroppo mi ha lasciato troppo presto.
però io ce l'ho sempre nel cuore, un ricordo molto, molto bello di lui. E adesso ti dico quest'altra poesia sempre dedicata a lui. Un attimo che la ritrovo, perché la memoria, insomma, non è che mi accorda tanto, no? Eccola qua. Vado, eh. Si intitola T'arregordi. T'arregordi tutto quello che stiamo passato, non sembra? Io me la ricordo. Eppure, beh, quante cose siamo fatto e quante volte ti sono fatto scimatto. T'arregordi quando ero piccolo, tu mi acchiappavi sempre insieme a te e mi facevi ridere come che. La sera quando mangiavamo in cima alla terrazza, ci mangiavamo tutti e due alla minestra. Insomma, era luglio, il sole cuoceva, ma per noi era abitudine. Invece, quando ti mangiavi l'insalata e dopo ti bevevi tutto quello che era rimasto sotto, che so pure te ricordi. I sì, le faceva pure io. Ogni cosa che facevi tu, le faceva pure io. E quando mi venivi a togliere la scuola, eri sempre puntuale e sempre ben vestito. E passavamo a Sant'Antoni, dinanzi alla bottega di Felicetta. Impassava giorno che non m'accattavi che cosa. Dopo tutte quelle volte che ti scappavi le mani e tu mi guarivi appresso un gustiato nero, poi mamma, e chi se può scordare? Ma chi se può dimenticare tutto questo, tutta quella felicità? Io non me la posso dimenticare. E sono convinto che pure tu ogni tanto, quando ti chiappa la nostalgia, ti metti in cima a cannuotta, a ricordarti a come faccio io ecco in cima agli cuscino. Ma non ti sta a preoccupare, che tanto sta roba che si è chiappato tu, la chiappiamo tutti. Ah, perciò state tranquillo, che tra un po' tutte queste cose le riviviamo insieme. Azzù, che bella. Complimenti. Questo è quello Grazie. che hai scritto tutto tu. Tutto io ho scritto. Complimenti, veramente complimenti, Dario. Non pensavo che avevi questa capacità Ma guarda, creativa, eh. nemmeno io, la gente mi dice, ho fatto lo spettacolo un po' di tempo fa al teatro, la gente mi diceva, dai, io non me l'aspettavo che eri così bravo, nemmeno io me l'aspettavo che era così bravo, veramente. Cioè, nemmeno io, però insomma, ecco. Poi la No, gente quando io vado agli spettacoli mi chiama e mi dice, Dario, tu sei un grande, ci dico che grande, sei alto 1,50 m, ma dove sta sto grande? tu lo sai come si dice, tu lo sai come si dice la parte nostra. Come si dice? Che gli uomini sono so come la melannucca, più sono piccolo e più sono Da noi si dice nella bottega piccola sta il vino buono. buono. Sì, pure a noi si dice Oppure questo, però si dice piccolo il pure a noi. diamante, ma vale assai. Ma comunque, che ti devo dire? Ma mo passiamo vicinato fatto del paese tuo. Ormai stasera ti ha già acchiappato, non te mollo più. Dici un altro fatto Ah, del ecco. paese tuo. Ma guarda, il paese mio, vabbè, governo. Caccato fatto sfizioso che ci fa, che ci fa, che ci accarezza il cuore, che in questo periodo ne abbiamo bisogno. Ma guarda, il paese mio è un paese molto, diciamo che comunque c'è gente che comunque è buona, ti vuole bene, per carità. E è un paese piccolo perché comunque non è che è grande, però insomma in quel piccolo c'è anche del bello, perché comunque c'è anche del bello, in tutti i paesi c'è del bello. E prima, diciamo, adesso meno, nel mio paese, ma penso come tutti gli altri paesi, quando venivi a Priverno, se dovevi chiedere Dario Salvagni, magari dicevi, Andrew sta Dario Salvagni, che gli rispondevano, che ne sai ci? Poi ci dicevi, ma dai, io lo Facocchio, ah, me le potevi di prima, no? Cioè, perché per esempio, prima qua, se non conoscevi il soprannome, non andavi da nessuna parte. A Natracica, se non tenevi il soprannome, ne rimango segnato al comune. No, ma Perché... a tutti è sempre stato così a tutti i posti, pure da Sì, noi. sì, sì. Qua da noi, a parte ce ne stanno una marea, come li vuoi? C'è stato il Panera, c'è stata la Come si Carpa, il chiamavano? Cotto, Occhicotto, Malignotto, e Titta la Puppa, ce ne stavo pochi. Io Ma a te come ti chiamavano? La famiglia tua com'era? E Facocchio, la famiglia degli perché il Facocchio. Facocchio? Perché il Perché Facocchio? ti dicevo prima, perché mio nonno faceva questo Ah tipo sì. di lavoro, che era tipo falegname, e quindi io Facocchio. Ho Mia capito, e nonna, dimmi la la moglie degli Facocchio. Oppure per esempio a me, quando per esempio non vado da qualche parte andò, non mi conoscono, chi è sto ragazzotto? Chi mi conosce? È il figlio di Bartotal, Bartotal di Dario Facocchio, perché lui al bar si chiamava Bartotal.
poi qua, insomma, è così, quando non ti conoscono, subito, insomma, chi è il tuo ragazzotto, a chi ha figlio, a chi, d'Antone ve. Guarda, Dario, tu sei troppo piccolo, ma da tutti i posti si fa così, perché c'è sempre la voglia di identità, hai capito? Quindi Certo. parlare di te vogliono capire dietro di te da chi c'è, dove sei, da dove vieni, a chi appartiene. A noi si dice a chi appartiene, voglio a chi sei figlio. È la stessa cosa. Purtroppo questo ti rendeva pure più umano, più essere umano. Oggi si sta perdendo questo. Ma boh, raccontaci un fatto comico che ti ricordo che è successo a rubare da nonno, da padre, da cose comiche, eh? E poi passiamo alla poesia. Ma guarda, che te posso raccontare? Oddio, ce ne stavo tante di cose. Diciamo che comunque io anche sulla vita attuale faccio. Però, insomma, se, non so se tu vuoi episodi di vita passata. Attuale, passata, come va a te? Ma Quello che dici? insomma, Quello che vuole a te? ti posso dire questa, che insomma un po' di tempo fa, quando pur sempre mio nonno era al bar, c'erano un gruppo di anziani fuori agli bar, allora uno fa gli altro, oh, moglie, ma te tu zizze a melone, belle, grosse. Gli altro fa, moglie, ma la te a pera, bella, punta così, che belle, pungenti. E che gli altro fa, ma moglie me la decco combero però, belle grosse, che se ti ci metti dentro con le raffreddure ti rifà passare. Un altro fa, moglie me la dea cipolla. E gli altri, non sapendo com'era una cipolla, ci fa, e perché la dea cipolla? E chi glielo, perché ogni volta che la vedo mi vado a piagne. Questa storia è assurda. Raccontaci una poesia, dai, reciti un'altra poesia, poi passiamo a un'altra cosa comica. Sei troppo forte, Dario. Grazie, grazie, grazie. Un'altra poesia, dai. Guarda, questa è un po' da dedicare alla persona amata, no? Quando dici, ti sono vista da lontano per dirti ci conosciamo? Ti sono vista da lontano per dirti ci fidanziamo? Ti sono vista da lontano per dirti oh, ci sposiamo? Dopo ti sono vista da vicino e ti sono detto, figlia buona mia, da lontano, non ci scerno. Diciamo, siccome ci vedono anche dal nord Italia, spieghiamo bene non ci scerno che vuol dire, Non ci scerno vuol dire non, da lontano non ci vedo, ecco, non ci vedo. e qualche altro, dai, mo ti metto sotto d'occhio qualche altro fatto Ma se comico c'è che qualche abbiamo. altra cosa che ti posso raccontare, allora qui prima, adesso ci sta il parroco, si chiama Don Ditta, prima c'è Don Renato, e Don Renato ne ha fatte poche di cose, insomma, tant'è vero che una volta quando lui stava dando la comunione, si presenta davanti a lui una persona, una donna con un bel corpo prosperoso, con due zizze belle da fuori, allora Don Renato voleva dire il corpo di Cristo, vedendo che la si è sbagliata, ha detto Cristo che corpo. Questo è successo pure altri posti, Questo è successo pure altri posti. No, vabbè, te Da l'ho detto perché da noi è successo, poi se è successo pure da altre sì, parti, vabbè, che se ma no. insomma, ti ripeto tante cose, soprattutto nei bar, Su. come Spremi sta quella, per finito. esempio, che c'era sempre un signore con gli amici suoi al bar, e allora uno fa gli altri, io la sera con moglie, ma mi faccio tre botte, gli altri non iniziano a parlare tu. Io me ne faccio quattro con moglie, ma gli altri, ma state a parlare, io la sera mi faccio 10 botte con mesura. Ci stavano 28, poraccio, che io non riesco a fare più niente. Un giorno mi taglio medico, parlando, ci fa tutto. Ma gli amici miei dicono chi si è fatto 3 botte, chi 5, chi 10, io non posso di niente perché non si è fatto mai niente. Allora il dottore ci fa, beh, qual è il problema? Dillo pure tu. Giustamente è come l'ho fatto dalla pesce, la trota più grossa. Ci vuoi dire un'altra poesia, Dario?
Ma te poesie te ne farei mille. Aspetta, che mi devo prendere l'altro Non libro. ti preoccupare. Questa invece l'ho scritta, non è dedicata a nessuno, è fantastica. Si intitola La fiatella di Linda. Come? Ile, Ripeti? la Ripeti? fiatella di Linda. La fiatella sarebbe l'alito da noi. Sì, pure da noi. Allora, la fiatella di Linda. Ine teneva un'amica, si chiamava Linda. Era dolce, simpatica e bella, ma però teneva una fiatella. Ci puzzava talmente tanto il fiato che quando rifiatava scatenavano boato. A faccia notà, Ine privava perché era brutto, ma una volta non mi ha ucciso il cane con un rutto. Certe volte mi acchiappava la voglia di sapere che ci teneva dentro a quella splendida boccuccia, che ogni volta che ci beviamo qualcosa squagliava la cannuccia. Scherzando e ridendo, ogni tanto non ce le diceva, ma ce le faceva capisci. E essa, che capisceva, ogni volta mi rispondeva: Da, ma mica sono l'unica, a come mi ce ne stavo tante. E io a capoccia mia pensava che teneva pure ragione che ce ne stavano tante. Ma però ogni volta che giocavamo alla terrazza, senza mai sbadigliava, ma bruciava tutte le piante. ma perché perché l'hai scritta? Dici cacca mica che teneva davvero la fiatella così pesante? No, no, non l'ho scritta così, così, non è dedicata a nessuno. Ti è venuto in mente così? Ma Sì, mi è venuto in mente così quante e ho poesie hai scritto così. scritto fino a mo'? No, ne ho scritte parecchie, ma il numero preciso non te lo so dire, però ne ho scritte parecchie, insomma, ecco. Ce n'ho parecchie. Dimmi, dici qualche altro episodio comico, che è successo, passato, presente, come pare Allora, ma guarda, vabbè, pensare un attimo, perché insomma, Dio, di episodi adesso non mi viene in mente niente, però se vuoi ti dico una barzelletta. no? Dici una Allora, barzelletta. c'era praticamente un signore che aveva raggiunto il traguardo della meritata pensione e va in pensione, giusto giusto il giorno dopo va a fare le carte con la pensione. Appena arriva alla posta si accorge che non era portato i documenti. Allora si mette la maglia alla capoccia e fa feregna meo. Ho avuto un pensione ieri, già mi sto anche a fa vecchio. Oddio, vabbè, ma vediamo quello che potremmo fare. Va allo sportello e ci fa alla commessa: Ecco, sono venuto a fare la carta per la pensione. E la commessa ci fa: Guardi, mi dia la carta d'identità, tessera sanitaria. E che io ci fa: Veramente, me li sono scordati. E quella ci fa: Ma guardi, noi non possiamo fare niente senza questi documenti, servono obbligatori. E che io ci fa: Ma non potevo chiudere gli occhi. Cioè, mo che faccio? Perché a caso mi tengo da togliere due pullman. E un altro autobus, cioè mi ci vuole 2 ore di venire. Chiudiamo un occhio e quella ci fa: No, ma non possiamo, non possiamo. Ma su, dai, alla forza di fa, la convince e ci fa: Guardi, facciamo una cosa. Adesso lei si spoglia e chi lo fa? Mi spoglio? No, no, si leva solo la camicia e io vedo in base ai suoi peli se lei è andata in pensione. Come fa? E perché i peli di un anziano sono diversi, ruvidi, bianchi, io me l'accorgo. Vabbè, chi so se leva questa camicia. Vede che essa teneva si peli ruvidi e bianchi, ci fa ok, lei è andata in pensione, è anziana, e ci fa questa carta della pensione. Quando arriva, va dalla moglie e ci fa, Marì, sono fatta la carta della pensione. La moglie ci fa, ma come si è fatta a fare la carta della pensione che ha discordato tutti i documenti a Ecco? Ma no, ci stava una commessa brava, le sai che mi ha fatto fare? Che ti ha fatto fare? Mi ha detto, levi dalla camicia, che se tu te levi la camicia, io vedo se li peli sono d'anziana. Oh, mi ha fatto levare la camicia. Gli ha riconosciuto che i peli erano d'anziano. Ci fa la moglie, ma allora a questo punto ti puoi levare pure i calzoni con la mutanda. Ci fa isso, e perché? E la moglie così ti tenuto pure l'invalidità? Beh, e a chi sente? Sto a sentire che padre e mamma te stanno a Sì, perché ridere, sto facendo l'intervista insieme a loro e stanno ridendo. Anche perché comunque, guarda, ti ripeto che stasera, insomma, non sto nemmeno insomma al 100% bene, perché ma ti ho detto sì, come sto anche dice voglio perdere al cuscino la che sì, e dici una da so pure barzelletta, dici una da barzelletta. so pure, so pure brutto in faccia Hanno suonato. Dice una da e barzelletta. un'altra barzelletta, ma guarda, questa è bella,
Marite, mi senti? Sì, ci sta Chirucana che sta abbaiando. Sono i cani che abbaiano, mortacci loro. C'erano praticamente un marito e moglie. Oddio, aspetta che voglio aspettare che i cani la finiscono di abbaiare. Aspetta. C'erano praticamente un signore, marito e moglie, il marito però era sicco sicco e la moglie era grossa come una balena. Allora la moglie una sera ci fa gli mariti, andò, questa sera facciamo qualcosa, no? E la moglie ogni volta che la moglie ci diceva, il marito ogni volta che la moglie ci diceva così si faceva il segno della croce, perché la moglie era grossa come tutta casa, ma, e quindi ogni volta che andava a fare qualcosa il marito si faceva il segno della croce, però l'accontentava. Dopo la moglie ci fa non contenta, ci fa guarda stasera cambiamo posizione, tu ti metti sotto, io mi metto in cima. Il marito si fa doppio segno della croce perché dice oddio, vabbè. E la contenta, io sto sotto, la moglie in cima, dopo un po' di tempo, io da sotto comincia a fare. Allora ci fa la moglie, Antò, ma che te ne stai a venire? Ci fa la moglie, no, Marì, mi sa che a me ne sto un caì. Stai schiattato, insomma. Senti, Dario, ti... Mi stava a crepare. È salita pure zia, da tutta la famiglia, è salita pure zia. Ehi, senta, ci reciti un'altra poesia, Dario? Una poesia? Ora, oddio, diciamo che io le poesie non è che... aspetta, fammela ricordare un attimo. Ma guarda, mi viene in mente questa che non è che me la ricordo benissimo, però me la provo a accennare, va bene? Sì, come no. Allora, questa fa, vita mia, la cosa tua più bella sono le pere, ma quella tua più forte è il sedere. Ogni volta che mi ci metto in cima, mi dà la voglia di farci la nanna, perché tu, figlia buona mia, te lo culo a come una capanna. Vabbè, questo è uno stornello, insomma. Sì, la poesia è uno stornello. Senti, dimmi una cosa, ma tu sei diventato nella tua comunità una star, c'è tutto quanto, fai spettacoli, vai ovunque ormai, non mi sbaglio. Beh, ovunque no, magari, oddio, ancora no. Mo, ecco, fine settimana prossimo... C'ho venerdì, sabato e domenica, senza, sempre se gli obiettivi me lo permette, ma tanto non mi frega niente che ci vado con lo stampelle, quindi non è quello che è il problema. Però insomma, ecco, venerdì prossimo c'ho qua a Piverno, fanno un festival della poesia, e c'ho il festival della poesia. Sabato fanno, da noi si fa il palio del tributo, e sabato prossimo comincia questo palio, e fanno le feste, da Porta Campanina, ci sarò io che faccio un po' di spettacolo, e domenica invece a Maenza, un paese vicino al nostro, c'è la Sagra delle Ciliegie e faccio sempre uno spettacolino, insomma. Ma a scuola i tuoi compagni che dicono? Quando immagini a scuola, quando vai a scuola, quello che ti combinavi? Sì, ma a scuola io ero anche così. Per esempio, una volta siamo andati in gita ad Amsterdam e siamo entrati al museo di Van Gogh e c'era una sedia dipinta ovviamente da Van Gogh. Ma io, siccome quando vai in gita dopo parti la mattina alle 6 che ancora devo cucinare trattato, facendo tutti i chilometri mi ero stancato, allora appena entro al museo mi siedo su quella sedia, ne fossi mai fatto, appena mi siedo la professoressa mia con gli denti più forcuti, gli capigli cotonati, talmente cotonati che secondo me la sera si rilevava dagli ocapoli, metteva gli comodino, la mattina se li rimetteva, e io mi siedo a quella sedia, appena mi siedo la professoressa, Dario, alzati da là, ti sei seduto su una sedia che rappresenta il concetto dell'arte moderna. Ci sono detto lo storia, ma io che ne sapevo? A caso, ma nonna mi ha detto uguali. Non me le poteva sonnare. Ma io a scuola ero così, non è che ero così, ero così. Tu pensa che io, al quarto anno, a matematica ci ho avuto sempre 3, questa è una cosa che ho detto anche al mio spettacolo, ci ho avuto sempre 3. All'ultimo anno c'avevo il debito, la professoressa mi fa, Dario, tu ti devo dare il debito. Ci faccio professore, mi ti devi con giù alla sedia, che adesso anche avete un po' stanca voi. Ci sono raccontato una barzelletta, sabbisciata sotto me lo ride e mi ha dato 6. È vero, non so cazzate, è vero. E te la ricordo sta barzelletta? Mi ha detto Dario, è lunga, però abbastanza lunga. Te la ricordi sta barzelletta? Sì, me la ricordo. E diccela.
Allora, c'era praticamente una signora che metteva le corna al marito. Un giorno il marito, come tutti i giorni d'altronde, va a lavorare e la moglie allora chiama il compagno, ci fa secca, facciamo i fatti nostri, che il marito è uno smarito. Vabbè. Chi sta secca, comincia a fare quello che fa, giusto e giusto, il marito deve andare, che gli è nudo, spogliato, dice, oddio, ma dove mi metto, dove mi metto, che faccio, dove mi metto? Che la ci fa, aspetta, ti metto fuori il balcone. E su ci fa, te, ma tu sei matto? Siamo a gennaio, ma diventano tutatteri, ma diventano. Mi dice, andate metto, andate metto. E li mette all'armadio. Ma nella fretta in furia che stava a rivenire, il marito, ci lascia gli attributi fuori. Il marito entra alla camera e ci fa la moglie, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Dice, Dio, io sono stanco, ho fatto un viaggio a vuoto perché c'era sciopero dei treni. Sta sede dinanzi all'armadio, si leva gli occhiali, che stava stanco. Comincia a guardare. E ci fa la moglie, Tere, ma vedo due cose strane all'armadio, che so? E la moglie ci fa, ma niente, Ernè, sono dubiglie, sono su dubiglie, dubiglie, ma sono rosa. Sta pure capiglio, mi sembra di vedere senza occhiali, come fa a essere dubiglie? No, no, sono dubiglie, Ernè, sono dubiglie, ma sono dubiglie, come non sono? Allora il mio marito accosta la mai e comincia a fare movimento a che le biglie, no? Via, che le cose non suonavano. Allora ci fa il marito alla moglie, oh, ma quanto le si pagate? 2 euro, 2 euro. Ma mi sa che sapete perché non suonano, eh. Allora che io comincio a fa forte, te, forza, suonate, che moglie mi ha speso i bocchi, forza, eh. Chi lo tratta non ce la faceva più, io esco con tutto il più da fuori, ci fa te, din don. E con questo ecco ho preso 6. Sapete che mi ha detto la professoressa mia alla fine, Dario, ti metto 6 perché cioè, mi si è fatto Che passare di fatto te cattivo. pozzo, guarda, c'è la miseria. Allora, Dario, mi stai a far morire. Senti, una cosa facemmo, io ti faccio chiudere con la poesia, però prima della poesia c'è da raccontare un altro paio di barzellette, storie vissute, vedi tu un attimo e poi chiudiamo con la poesia, perché ma chiude bene, dai. Però c'è da far ridere un po', Oddio, cara. tu mi fai chiudere con le poesie, ma io le poesie non è che me le ricordo tutte a memoria. Da bolo, ti sei messo io libero, ma tanto prima della poesia ci ha raccontato le tue barzellette. Ma guarda, ce ne stanno tante, insomma, non è che ce ne stanno tante, ecco, per esempio, insomma, io faccio anche tante, come posso dire, sul Covid, mo no, ci sono tante cose da dire, no? Sul Covid la gente è matta, ho visto quante cose sono cambiate col Covid, eh? Ma tante cose veramente sono cambiate col Covid. Prima, se la gente ti faceva angustia, la mandavi a quel paese. Ma pure la mandi a quel paese. Solo che però, con questo Covid, l'altro giorno ha chiamato quel paese, ha detto basta, se sta a fare troppo assembramento, e con non mi mandate più a quel paese. Dopo l'altro giorno riflettevo, sono quasi 3 anni che stavo a fare i tamponi, e dico, meno male che ci stavo a fare il naso, che se ci rifacevo in un'altra parte, ne saccio a quest'ora come camminavamo. E senti, ce l'hai il libro lì, no? C'hai il libro lì, ci devi chiudere con una Ma poesia bella. guarda, questa, siccome quando io vado sempre da mia nonna sta sempre accucciata, seduta sulla sua sedia, e certe volte io so quello che fa, insomma, lei pensa ai suoi ricordi di prima, no? Io mi sono immedesimato in lei e ho scritto una poesia, cioè una poesia, un pensiero, e l'ho intitolata Assopita agli pensieri. Allora, Assopita agli pensieri. No, le buttiamo nel Allora, assopita agli pensieri, ma siedo a sta sedia tutti i giorni, dopo che suore zelato, mi metto a mai concerte a pensare a quello che mi passa per la mente. Passo le ore sane a ricordarmi il che è meglio. Per me è un rituale, che se non faccio mi sento male. I pensieri sono sempre chigli, i ricordi di quanto ero mammoccia e quante cose mi avevo alla mente. Ma ricordo che avevamo per la via e ci mettevamo a giocare zombai striglià perché via che lo potevamo fare. La povertà che ci stava, per noi domani era sempre come ieri. Faceva caldo quando ci stava il sole e faceva freddo quando pioveva. Ine portava sempre 2 vestiti, tutti e 2 bianchi, un giorno uno, un giorno l'altro. Dopo mi ricordo di quello freddo che faceva d'inverno,
E noi ci potevamo scalare via con una ciga di fuoco. Padre mo gli appicciava con dulena e ci mettevamo tutti noi al lago Tranzi, le femmine addenanti, gli uomini treti. Ci scallavamo poco e niente, ma la cosa che era sempre calda era il cuore, perché ci volevamo tutti bene. E che ti devo dire? Mi ha lasciato senza parole, bellissima, complimenti Dario. Grazie, grazie. C'è da dire ai nostri spettatori che tu comunque vieni da una terra di tradizioni antiche, di tradizioni umoristiche, di Certo. poesia e di disinganto. Una terra, quella del sud Pontino, che adesso è una volta era marittima provincia di Roma, dove praticamente sono state scritte le pagine dell'Enei, delle pagine importanti di storie antichissime. Quindi siete molto disincantati. Vieni Certo. anche, c'è anche un tuo conterraneo che abita a pochi chilometri da te, a Sezze Romano, di Martufello, e quindi tu c'hai, si vede proprio che vieni dalla stessa terra, più o meno. Avete quel modo di No. fare, l'ironia molto particolare. Sì, grazie. Di chi cammina sulle spalle di un gigante enorme, che è la storia del Lazio antico, insomma, una storia veramente importante, perché Grazie, grazie. tutto vi scivola addosso, lo potete vedere con ironia, perché tutto quello che nel mondo accade, da voi come da noi, già è accaduto da millenni. E questo si vede anche in queste barzellette e in queste poesie, soprattutto, devo dire. Dario, noi però stavolta ci dobbiamo lasciare, perché però ci devi lasciare una barzelletta. Concentriti, aspetto anche un minuto, una bella barzelletta che ci ha da regalare un sorriso veramente grosso prima che ce ne amma. Sì, c'era insomma, sempre insomma, prima c'era questa è un po' pizzicante, la posso dire? Ma certo, la puoi dire, qua non C'era ci sono praticamente censure. sempre al bar di mio nonno, c'era un liquore che prima si chiamava Bocchino. Allora, La grappa. un giorno un signore va da mio nonno e ci fa: Dario, fammi un Bocchino. Nonno ci fa: Te, sono stato 40 anni a fare i manici e gli martelli per camminare, ma pure gli Bocchini, mio papà. Immagino, però, ma tuo nonno ci giocava sopra su queste cose, lo sapeva, no? Sì, certo. Quindi diciamo che questa tua vena ironica l'hai presa da tuo nonno. Sì, certo, un po' tutta la famiglia così. Ah, tutta la famiglia è così. Vuol dire che non vi annoiate mai, insomma. No, no, no. Un'ultima, proprio un'ultima, e ti lascio. L'ultima è. Oddio. Quella di quello che insomma è sempre al bar, viene uno, un briaco torto, ci fa il cameriere: Oh, che me fai un whisky? Il cameriere ci fa un whisky, dopo un altro whisky, arriva a 10 whisky, arriva a 10 whisky, il cameriere ci fa: Oh, non ti farò mai tutti questi whisky. E ci fa: Chiglio, ma veramente con quello che tengo non potrei manco bere? Perché che te? Tengo 1,50 euro. E come ti ha finito poi? E niente, che è finita, l'ha guasciato, yes. Senti Dario, io ti ringrazio. Sei Ti stato. ringrazio io a te, ti ringrazio io a te e grazie ancora, buona serata e un bacio Buonanotte, grande a voi tutti è e stato buonanotte. veramente divertente. Ci hai regalato due Grazie, grazie. pagine tra il riso e tra l'impegno e la prosa, la poesia. Sei veramente bravo. Grazie, Continua e soprattutto spero che il Signore ti continui a dare questa ispirazione, questo. Perché sai far ridere, ma sai anche far riflettere. Grazie ancora di cuore a nome di tutti i nostri. Abbiamo chiuso la stagione questa qui con te e poi riprenderemo a settembre-ottobre. Quando vorrai stare in compagnia con noi un'altra volta, hai qualcosa da dire, da fare, di novità, noi ti ospitiamo volentieri. Ti abbraccio, Dario. Grazie, grazie. Va bene, un abbraccio a te, ciao. C'era una signora, era brutta come la fama, era talmente brutta, fra, che ci avevo dato io premio, no, bel, no, bel, ma era brutta davvero, teneva gli occhiali così, gli inghi così, quando si girava arrivano di Checo, pareva. Va in vacanza con i nipoti,
a Voglio Mare, arriviamo da Voglio Mare, mangiano, se va a dormire, buonanotte amore di zia, buonanotte zia, se va a dormire, la notte, agli nipoti ci scappa di agli bagno, ma agli bagno passa dinanzi la camera della zia, la zia stava tutta nuda, dinanzi allo specchio gli faceva così, voglio un uomo, voglio un uomo, voglio un uomo. Io mo se va a dormire, il giorno appresso arrivavo a Voglio Mare, arrivevo, arrimagnano, se arrivavo a dormire. Io mi ammoccio, se riscappa di aglio bagno, arrivavo al bagno, passa davanti la camera della zia, oh, la zia stava con nome. Io dice, fuori, allora. Va alla camera purisso, se mette davanti lo specchio si spoglia tutto nudo e si comincia a fare, voglio il motorino, voglio il motorino! Che ne dico un'altra? Ci allargiamo troppo. Stavo tu contadini. I contadini di solito tutta la settimana fino al sabato vanno vestiti da contadini. La domenica si vestono bene. Ah, vestono tu contadini, uno vestito bene con la cravatta, la giacca, eh? Stava camminando marciapiedi. Mentre esso camminava così, dall'altra parte veniva un altro contadino. Tutto struppio, li graffi alle mani, alla fronte, scapigliato, ci usciva io sangue dal naso, che io tutto vestito bene, vedo tutto conciato così, ci fa, oh, non ti sito, sono da seppellire la sociera mia, e perché stai conciato così? E la pazza non ci mica voleva, eh! Grazie, buonasera a tutti, spero che vi ho strappato qualche risata, vi ho strappato qualche risata? Grazie, grazie.